Amici, sono tornata con la seconda parte degli acquisti di Primark. Vi faccio vedere ancora cosa ho acquistato, ma prima, sigla! Yolanda Switch! Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switch ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove appunto vi mostro la seconda parte degli acquisti che ho fatto da Primark. Se vi siete persi la prima parte, mi raccomando, andatela a recuperare nella i delle info. Vi esce questa sbarra qui, andateci a cliccare, lì vedrete tutti i video consigliati. Andate a cliccare su quello che vi piace di più, ma vi consiglio di andare a vedere la prima parte di questi acquisti. Anche perché oggi vi svelerò quanto ho speso, quindi se non avete partecipato al quiz che ho fatto nel mio primo video, partecipate al quiz. Allora, in questa seconda parte vi faccio vedere altri acquisti. Questi qua sono un pochino meno perché li ho raggruppati tutti più nella prima parte, anche se comunque è cospicua. Vi ricordo di seguirmi tutti i giorni qui sul mio canale Yolanda Switch alle ore 14:30. Per non perdere nessun video vi dovete iscrivere al mio canale, quindi iscrivetevi e attivate le notifiche e la campanellina. Non le ricevete, venite qui tutti i giorni alle ore 2:30 del pomeriggio, così vedrete i miei video. E venitemi a seguire sul mio sito, perché io ho un sito web ufficiale che è www.yolandaswitz.it, questo che vedete scritto qui. Andate su Google, andatelo a digitare. Partiamo con le cosine che avete visto nell'immagine di copertina. Se siete stati attenti, se avete cliccato ovviamente il video, le avete viste. Abbiamo questa pochettina di SpongeBob. Avevo voglia di prendere una pochettina nuova perché mi serve portare adesso da Daniele tanti trucchi, tante cose, e quindi a volte io le ho troppo piccoline e non mi bastano. Questa qua di SpongeBob era carina, ero indecisa tra due, ora non mi ricordo quale, anche c'era un'altra di Stitch, che in realtà non ne ho neanche una di Stitch, quindi c'era Stitch, SpongeBob mi pare, quella della Coca-Cola, quelle della Disney, altre della Disney, ero un po' indecisa tra altre, però ho detto vabbè, SpongeBob, perché lo sapete che è uno anche tra i miei personaggi preferiti. Questa l'ho pagata 7 euro. All'interno di questa pochettina, come anche nell'altro video, ci sono altre cosine, e ora vi faccio vedere sempre cose che ho comprato da Primark. Una marea di elastici pagati 1,50 euro. Sono buoni perché sono dello stesso colore dei miei capelli, e quindi quando li metti non si vedono. Anche se vuoi fare qualche acconciatura o qualche cosa, siccome sono scuri non si vedono. Raga, per 1,50 euro, guardate quanti elastici. Poi ho comprato questo qua di Stitch, immancabile. Sapete che io devo comprare sempre qualcosina di Stitch o di Harry Potter nei miei acquisti. A questo giro di Harry Potter non ho comprato niente, perché vi dirò ragazzi, ci sono sempre le stesse cose. Ho preso questo di Stitch, è questo zainettino super carino con all'interno, penso, qualcosina. Esattamente, super cute. Abbiamo questa penna piccolissima che quasi tira e c'è la penna, mentre dentro questo piccolo zainettino di Stitch, che guardate quanto è carino, abbiamo anche questo piccolo notebook. Vedete quanto è bellino il notebook con la mini penna, quindi si può attaccare vicino alla borsa o portare per l'appunto in giro, e se si vuole segnare qualcosa, ragazzi, si può segnare. È davvero super carino perché c'è il moschettone e si può attaccare dove volete. Poi ho preso questi guanti esfolianti per la pelle, quando si fa la doccia si passano sulla pelle per togliere anche un po' l'abbronzatura. Ragazzi, a me piace abbronzarmi, però vi devo dire non troppo, quindi a volte strofino. Sono due paia di guanti bianchi e rosa pagati 1,80 euro, sono molto molto buoni, li stavo cercando. Poi ho preso questo kit di profumi mini pagati 7 euro. Sono tutti di profumazioni ed essenze differenti, non ho ancora sentito qual è il mio preferito, poi ve lo farò sapere su Instagram. Se siete stati attenti nello scorso video, sapete che Daniele ho comprato un mini Funko, anche per me ho comprato il mini Funko, ed ho comprato Tony Tony Chopper, e questo qua è vero super cute, super carinissimo. Poi ultime due cose, ho preso sempre queste gommine da 2,50 euro, che ci farò il video apposta, e questo correttore. Lo stavo cercando perché mi piace la tipologia di correttore che si picchietta, sembra quello della Maybelline, non mi ricordo, comunque il dupe della Maybelline se non mi sbaglio. Queste sono tutte le cose che c'erano all'interno della pochettina di SpongeBob. Adesso passiamo alle altre cose. Ah sì, ho comprato anche una candela, perché sapete che tra le tante cose ho anche la passione per le candele. D'altronde le faccio anche io le candele, quindi andatele a vedere sul mio sito. Comunque, ho preso questa candela all'anguria, ma ragazzi, cioè questa costa 5 euro questa candela, ma ci vale tutti i soldi, perché raga, vi giuro, cioè, ma non lo so, è la cosa più buona del mondo. Oh, mamma mia, me la devo accendere stasera perché è eccezionale. Poi
ci vale tutta perché guardate la confezione quanto è bellina, è proprio a forma di anguria, quindi come potevo non prenderla. Mi servivano un paio di ballerine rosa cipria, cioè mi servivano un paio di ballerine basta, perché devo fare una cosa, e quindi siccome mi servivano delle ballerine, diciamo che mi servivano più su toni del beige barra cipria chiaro, però le ho trovate solo così, anche se vanno bene lo stesso. Io non sono molto fan delle ballerine, però per comodità a volte le compro, vanno bene lo stesso. Queste qua sono normalissime, ragazzi, con questo, con questo fiocchettino qua. Le ho comprate perché devo fare una cosa, altrimenti non le avrei mai comprate, vi devo dire la verità. Un'altra cosa che ho preso è questa spazzola, perché quelle mie le ho lasciate a casa di Daniele e qui non ce l'avevo. Questa spazzola qua è davvero buona, perché io tutte le spazzole che compravo non mi acchiappavano bene tutti i capelli, non capivo come mai, mentre questa, ragazzi, è eccezionale. Comunque pagata 3,50 €. Ne vale la pena tantissimo. Poi è rosa, quindi di che stiamo parlando? Passiamo adesso. Credo ci siano tutti i vestiti. Suppongo di sì. L'ho comprata così già rosa, ma questa è molto più bella. Questa maglietta, e ora vi dico quanto l'ho pagata, 5 euro, molto bella. Io amo le cose con i limoni, ragazzi, amo le cose gialline, molto bellina. Poi il giallo, diciamo così, anche chiaro col mio incarnato ci sta bene, soprattutto con l'abbronzatura. Una magliettina semplice dove sotto qui c'è un nodino molto carina con i limoni. Stava nel reparto di Primark, quello con tutte le magliette di 3,50 euro, 5 euro, 6 euro, raga, comunque costano pochissimo queste cose. Ho comprato questa salopette, allora salopette beige, perché ho fatto matchy matchy con questa magliettina. Questa qua non mi ricordo quanto l'ho pagata, non costava poco. Ho tolto il cartellino, brava Yolanda, comunque mi pare sui 20 euro sicuramente, o 15, non mi ricordo. Comunque è una salopetta a pantalone, pantaloncino, perché c'erano tanti con la gonna. A me con le gonne non piacciono personalmente le salopette, quindi l'ho trovata questa qua, piaceva un botto e l'ho voluta prendere. È carina, dai, molto... Ah, no, ecco il prezzo, sì, 20 euro. Mi ricordavo bene, 20 euro, perfetto. Poi abbiamo quest'altra maglietta che somiglia un po' a questa, come colori, ed è questa qua, pagata 6 euro, con questa trama, davvero molto bellina. Allora, ragazzi, queste magliette sono semplici, sono dei colori davvero bellini, e anche i disegni sopra mi piacciono tantissimo, perché sembrano molto, non lo so, aesthetic, davvero bellini, che ho comprato da mettere sopra questo pantalone della tuta, tra virgolette, un pantalone comodo, comodo, ed è azzurrino. È veramente, questo è colore carta da zucchero, se non mi sbaglio, e pagato 8 euro, ed è così, un pantalone normalissimo, raga. Questi pantaloni qua della tuta sono comodi anche perché hanno le tasche, vive pantaloni con le tasche, ragazzi. Costumi, ok, due costumi, perché l'altro l'avete visto nell'altro video. Ho voluto prendere questo costume restando in tema con il vestito con i fiorellini dipinti. Costume unico pezzo, un pezzo solo, pagato 8 euro, non mi ricordavo di averlo pagato così poco, ragazzi, vi giuro, è la meraviglia, anche perché queste cose io le ho già provate a casa, ovviamente, è bellissimo, è pezzo unico, è comodissimo, questa trama tutta colorata mi piace un botto, devo dire, mi piace questo, però il mio prefe è quello rosa dell'altro video. Poi ho comprato solamente la parte nera di sopra di un costume, perché lo metterò con il pantaloncino che avete visto nell'altro video, quindi anche questo, la parte di sopra del costume nero semplice, pagato 3 euro, onesto, ragazzi, ma quanto li volete far costare sti costumi? Cioè, alcuni costumi 50-60, ma voi state male, questi qua perfetti. Ho comprato ultime due cose, o tre veramente in totale. Ho comprato questo vestito che teoricamente vorrei mettere al mio compleanno, vediamo un po' se ci riesco. Questo vestito qua in realtà è un po' lungo, nel senso che le bratelline purtroppo sono un po' lunghe, quindi devo vedere come cercare di accorciarle, perché in realtà si abbassa un po' troppo. È un vestito lungo nero, quindi spina, ragazzi, molto molto bello, è semplice, raga, è nero semplice, io adoro le cose semplici. Adoro le cose semplici, oramai mi dovreste conoscere. Molto bello, questo con un'acconciatura carino, davvero top, con delle scarpette basse, con la punta. Mi piace un botto. Le ultime due cose che in realtà le accomuno ad uno, perché le ho viste sul manichino e le ho volute prendere.
basta, sono finiti. Abbiamo questo pantaloncino qua verde, davvero leggerissimo, mi piacciono le cose anche con gli elastici. E poi abbiamo questa magliettina qua per le sere d'estate, raga. Ho pagato a 16 questa, un pochino in più, attenzione. Questa maglietta qua, nera, tutta bucherellata. È bucherellata questa, quindi cioè praticamente devo mettermi per forza un top. Questi sono tutti i miei acquisti fatti da Primark. Comunque ho speso 202 euro. Avevate indovinato? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!